Oggi voglio preparare con te un dolce veramente semplicissimo con quattro ingredienti che già vedi sul tavolo, tra cui le gocciole al cocco che io ho assaggiato e tra parentesi non mi sono piaciute. Scrivimi se tu l'hai provate oppure no. Io come voto gli do un 6, la sufficienza perché ci sono poche gocce di cioccolato, come vedi, e si ha un leggero sentore di cocco, niente di che. Ma dato che la torta di oggi sarà con quest'ultimo, vado ad utilizzarli in questo modo. Puoi anche decidere di frullare i biscotti, però te lo sconsiglio perché altrimenti non otterrai dei biscotti più grossolani. Altri biscotti avanzati. Per la serie non si butta via mai nulla. Di uovo di cioccolato, ma puoi utilizzare il cioccolato normale. Questo è al latte, ma puoi sceglierlo anche fondente oppure bianco, dipende tutto dai tuoi gusti. Questo è un dolce che puoi fare anche se sei intollerante. Scegli i biscotti appunto senza latte e lattosio e il cioccolato idem con patate. Se poi non ti piace il cocco, puoi anche ometterlo. Cioè, è tutto personalizzabile come sempre. Io avevo questo al latte dell'uovo e quindi lo vado a sfruttare così. C'è un profumo di cocco che non ti dico. E poi questo è un dolce anche dell'ultimo minuto, quindi se hai degli ospiti a cena oppure dei bambini e non sai cosa preparargli per merenda, questa è un'ottima idea. A questo punto andiamo ad aggiungere un goccio di latte. Se sei intollerante, puoi sostituirlo con uguale quantità di acqua. Trasferiamo il tutto in una tartiera e livelliamo per bene. Ci aiutiamo con le mani, così viene un lavoro più sistemato. Ora questo va a riposare in frigorifero fino a che non si sarà consolidato.